Presidente, oggi giornata importante, si è iniziato parlando di bilancio e poi adesso si è qua al Consorzio Tutela Grana Padano. Beh, certo, con un nome così non potevo mancare, ovviamente, il Grana Padano. Ho voluto venire per, assieme all'assessore Fava, all'assessore Beccalossi, per ribadire il sostegno della Regione all'agricoltura in genere e ai consorzi di tutela in particolare. Lotta alla contraffazione alimentare, cosa che vogliamo fare, che stiamo facendo, fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, abbiamo già preso delle delibere in questo senso, obbligo per chi apre un nuovo centro commerciale di mettere un corner di prodotti lombardi, come avviene in altri paesi, tutte iniziative che vanno nel senso di sostenere quello che è il settore primario e la vocazione della Regione Lombardia, che è la prima regione agricola d'Italia. C'è da far valere il peso dell'agricoltura lombarda anche in Europa oggi, anche in vista di quello che succederà nei prossimi anni? Sì, assolutamente. Noi vogliamo far diventare protagonisti nella trattativa della programmazione europea, della PAC, più di quanto finora sia riuscita a fare la Regione, assieme alle altre regioni del Nord, sottolineando e rivendicando una specificità che noi abbiamo e che deve essere fatta presente a Bruxelles. Bisognerà andare a picchiare i pugni sul tavolo, bene, lo faremo. Per quanto riguarda la fine delle quote latte, quale sarà la vostra proposta? Ma le quote latte è una partita complicata, ci sono state fatte leggi, ci sono sentenze, stiamo seguendo questa vicenda, una brutta vicenda italiana. Diamo il nostro contributo nel rispetto delle leggi, ovviamente, senza favorire nessuno, ma sperando che i produttori onesti, sono la stragrande maggioranza, lombardi e del nord, non abbiano ulteriori danni da questa brutta vicenda. Tante richieste anche economiche, un po' da parte di tutti i settori. In regione state lavorando anche per trovare questi fondi? Sì, noi abbiamo la capacità di riuscire a fare, mettendo pochi soldi, a generare grandi movimenti di investimenti, perché le istituzioni finanziarie si fidano della Regione e quindi sono disposte a collaborare con noi. L'abbiamo fatto, continuiamo a farlo e poi aggiungiamo anche risorse nostre là dove il Governo non arriva e nonostante i tagli del Governo. Per esempio, ne ho parlato oggi, per quanto riguarda le imprese del Mantovano colpite dal terremoto, ieri ho firmato un'ordinanza che dà 12 milioni di euro a 7 caseifici che erano stati danneggiati, ne mancano 4, troveremo i 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro nel bilancio della Regione, perché vogliono che tutti siano soddisfatti, non solo quelli che con le risorse centrali si riescono a soddisfare e a coprire. Quindi è un impegno rilevantissimo della Regione, quasi un miracolo nel bilancio se si considerano più di 300 milioni di tagli fatti dal Governo. È soddisfatto di questo bilancio e di questi primi mesi della sua Regione? Sono molto soddisfatto di questo bilancio perché siamo riusciti, ripeto, nonostante i tagli del Governo, a non aumentare la pressione fiscale, mantenendo i servizi adeguati, ma anzi l'abbiamo ridotta la pressione fiscale, abbiamo cominciato a ridurla, abbiamo eliminato, azzerato i ticket farmaceutici per 800.000 anziani lombardi, abbiamo abolito il bollo auto per chi rottama un vecchio diesel inquinante e si compra un nuovo diesel, non pagherà il bollo auto. E abbiamo dato un contributo di 30 milioni circa per i giovani che vogliono fare gli imprenditori, che vogliono mettere su un'impresa innovativa. Quindi nessun aumento delle tasse, abbiamo cominciato a ridurle nonostante i tagli del Governo. Se non è un miracolo questo...